Alleluia, gloria al nome del Signore. Il Dio tanto ha amato il mondo che ha mandato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Questa è la vita eterna, che noi crediamo nel figliuolo di Dio. Gesù lo disse: io sono la via, la verità e la vita, e nessuno va al Padre se non per mezzo di me. Vediamo, cari fratelli e sorelle in Cristo, la grazia che noi abbiamo avuto è una grazia particolare, è una grazia la quale il Signore a noi ci ha fatto di essere figlioli di Dio, e per questo lo dice San Giovanni, vedete qual carità ci ha dato il Padre di essere figlioli di Dio, e per questo il mondo non ci conosce, perciò che non ha conosciuto Lui. Ma quando Egli verrà saremo simili a Lui. Noi vogliamo sforzarci a seguire il Signore, a fare la Sua volontà, sia nelle prove, sia nelle contrarietà della vita, sia nelle infermità e nelle malattie. Noi abbiamo Dio, Dio è un Dio vivente. Quante volte il Signore mi ha guarito di qualunque tipo di infermità e malattia? Quante volte ho sentito la voce del Signore che mi ha detto: non temere, cammina avanti, io sono con te tutti i giorni della tua vita. Noi abbiamo un grande Dio, un grande potente Dio, la quale opera secondo la sua grande benignità, secondo la sua grande misericordia, secondo la sua grande fedeltà. Noi abbiamo scelto una grazia, e la grazia che il Signore ci ha dato è Gesù Cristo, figliuolo di Dio, che accettandolo come unico personale salvatore, Dio ci dà in dono la vita eterna. Seguiamo questa vita eterna e noi avremo la grazia e la vittoria per poter andare col Signore nel cielo. Se noi perseveriamo infino alla fine, il Signore a noi ci darà la corona della vita eterna. Gloria al nome del Signore. Il Signore mi chiamò all'età di 13 anni, mi battezzò con lo Spirito Santo all'età di 14 anni e mezzo. Il Signore ha fatto grandi miracoli e prodigi nella mia casa, e gli ho operato in un modo glorioso, e dopo tanti anni che ho seguito il Signore mi ho trovato bene, e ancora ho questa speranza e questa fiducia che il Signore mi darà Lui stesso la grazia di perseverare infine alla fine per avere la corona della vita eterna. Gloria al nome del Signore. Dal giorno che il Signore mi ha chiamato, alimentato continuamente in me lo Spirito Santo, e lo Spirito Santo è quello che mi ha guidato nelle prove, nelle difficoltà, nelle contrarietà della vita, e in ogni cosa, e in tutte le infermità e malattie. Il Signore mi ha guarito e mi ha dato la gioia della vita eterna. Io voglio amare il Signore con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente tutti i giorni della mia vita. Gloria al nome del Signore. Il Signore ci darà questa grazia se non lo serviamo, alleluia, lo amiamo con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente, più della vita nostra, più della nostra casa, più di ogni cosa. Il Signore deve essere messo al primo posto. Alleluia, aramassia caia. È Dio che fa le cose, è Dio che fa le cose. Egli verrà e ti consolerà. Alleluia, al nome del Signore. Pragatassia caia, pragatassia caia. È Dio che fa le cose, pragatassia calaia. Alleluia, alleluia, alleluia. Benedetto il nome del Signore. Perciò, cari fratelli e sorelle in Cristo, domenica, Dio
ci vuole dare questa grazia e questa forza e di servirlo tutti i giorni della nostra vita. Gloria al nome del Signore, Dio mi ha dato grazia che ho anche una famiglia tutta, alleluia al nome del Signore, che serve il Signore, mia moglie, mia figlia, alleluia, mio fratello, benedetto il nome del Signore, zii e parenti, gloria al nome del Signore, Dio ci ha dato questa grazia di vivere una vita, alleluia, col Signore, una vita vicino a Dio, una vita vicino, alleluia, a glorificare il nome del Signore. Quante volte il Signore mi dà grazia di alzarmi anche di sera, leggere la Bibbia, pregare un'ora e mezza in comunione col Signore, e il Signore con lo Spirito Santo, alleluia, incomincia a suggerirmi: non temere, io sono con te, alleluia, e tu mi servirai tutti i giorni della tua vita, io ti ho promesso la corona della vita eterna. Cari fratelli e sorelle in Cristo, vogliamo alimentare questo Spirito Santo che è in noi e non fermarci mai, e per avere questo Spirito Santo continuamente abbiamo di continuamente leggere la Bibbia, leggere la parola del Signore e ancora pregare continuamente, glorificate il nome del Signore e credere alle cose dette da parte del Signore. Dice la parola del Signore: c'è qualcuno infermo, qualcuno malato, chiami gli anziani della Chiesa, pregano sopra quell'infermo o in quello malato, e se ha commesso dei peccati gli saranno rimessi. Molto può l'orazione del giusto fatto con efficacia. Io ho avuto queste grandi esperienze che pregando al Signore, il Signore tante volte mi ha guarito sull'istante, glorificate il nome del Signore, e tante volte avendo, alleluia, il nome sto parlato lingue strane, il Signore mi ha dato grazia di poterli comprenderli, benedetto il nome del Signore, per essere consolato il mio cuore e il cuore anche degli altri fratelli. Gloria a Gesù, alleluia, atalama che asaia. Il Signore ci voglia dare grazia, ci voglia fortificare, ci voglia aiutare, ci voglia benedire, e la sua presenza essere continuamente vicina a noi, vicino alla nostra casa, vicino alla nostra famiglia, vicino ai nostri figli. Noi dobbiamo pregare per i nostri figli, dobbiamo pregare per i nostri familiari, dobbiamo pregare per tutte le persone che Dio chiama anima al ravvedimento prima che viene lo spaventevole giorno. Gloria al nome del Signore, il Signore è grande e la sua benignità dura in eterno. Fratello, sorella in Cristo, consacra il tuo cuore tutto a Dio, dai la tua vita tutto al Signore e vedrai la differenza che c'è tra il mondo e Dio, tra i divertimenti e Dio. Glorificate il nome del Signore, dalle concupiscenze di questo mondo e Dio c'è una grande differenza. Beata la persona che conosce Dio. Conoscere Dio non significa andare in chiesa o sedersi nel banco, ma conoscere Dio significa avere una relazione spirituale tra l'uomo, tra il credente e Dio, e di avere continuamente quella potenza nella vita, nel cuore. Glorificate il nome del Signore. Il Signore dice: invocami nel giorno della distretta, io ti tirerò fuori e tu mi glorificherai. Alleluia, il nome del Signore. Questa è la grande gioia, amare il Signore, servire il Signore e fare la sua volontà. Il Dio salutato, alla massia caia, alla massia caia, alla massia caia, alleluia, racantaia, racantaia, alleluia, utala machea saia, alleluia.